tre domeniche fa la resurrezione di Cristo dei morti, e vedete, nella Chiesa non esiste mai una festa ricordativa, ma esistono delle feste che vogliono portare quello che è avvenuto in passato nel presente per noi oggi. Cristo Gesù è risorto 2000 anni fa, per noi, in noi è risorto. Crediamo che Gesù Cristo è risorto? Sì, vediamo se è sì. Allora, guardate, lo diciamo facilmente così. Quando Marta, la sorella di Maria, disse a Gesù Cristo: mio fratello è morto, se tu fossi stato qua sarebbe salvato. E Gesù Cristo dice che chi crede in lui sarebbe risuscitato. Maria dice: lo so che risusciterà nell'ultimo giorno. E dice: aspetta, aspetta Maria. Va davanti alla tomba di Lazzaro e dice: fate togliere la pietra. Marta che cosa dice? Ma Signore, puzza già da quattro giorni, puzza perché quattro giorni già che è morto. Lei che credeva nella resurrezione dei morti in maniera dichiarata, nel momento in cui bisognava togliere la pietra dal sepolcro perché risuscitasse Lazzaro, questa è la nostra fede. Il momento in cui c'è da resuscitarla, quante volte aveva Gesù detto ai suoi discepoli: il figlio dell'uomo dovrà patire molto, essere insegnato, ma il terzo giorno risusciterà. Quando Gesù Cristo è stato arrestato ed è morto in croce, i suoi discepoli, perduti tutti, nessuno credeva che Gesù Cristo sarebbe risuscitato. Se avesse potuto questo, avrebbe detto: beh, mo, tra le giorni risuscita, mo, ci nascondiamo da una parte, aspettiamo che Gesù Cristo risuscita e poi riprendiamo il nostro cammino. Scomparsi tutti, nessuno sa più dove stavano i discepoli, uno solo si sa dove sta, che è il più piccolino, Giovanni, il più giovane, è scappato dalla mamma, da Maria, e si è guadagnato di avere Maria con sé per questa sua decisione. Altrimenti sarebbe perduto anche lui. L'unica che credeva nella parola di Gesù Cristo e non ha mancato di fede, immacolata nella sua fede, è stata la Madonna, la quale, straziata dalla morte del suo figlio, dal peso dei peccati, spiritualmente discesa dagli inferi con Gesù Cristo per la redenzione dell'umanità, però aspettava con forza la resurrezione del Signore. Non si è fatta infinocchiare dal diavolo dicendo: ah, è tutto finito. Nessuno di fronte alla morte di Gesù Cristo in croce credeva che Gesù Cristo sarebbe risorto. Quindi noi ci vediamo teoricamente, quando ci troveremo di fronte alle prove toste della vita, lì sarà il momento di mostrare che crediamo che Gesù Cristo è risorto dai morti. Ci siamo? Quindi, io vorrei farvi vedere adesso che ci sono diversi livelli di fede e che Gesù ha fatto una grande fatica allora per portare i suoi discepoli alla fede, e Gesù Cristo sta facendo in noi, qui presenti, una fatica per tutta la Chiesa, una fatica per farci arrivare alla fede dimensione della sua resurrezione dei morti. Questa cambia una marea di cose, se noi veramente crediamo in questo. Allora, ci viene incontro il brano di oggi del Vangelo, che è quello dei discepoli di Emmaus, i quali erano discepoli di Gesù Cristo, lo seguivano, avevano ascoltato le sue parole, le sue promesse, avevano visto i suoi miracoli, avevano visto le resurrezioni di morti. Guardate che se il Vangelo riporta tre resurrezioni di morti operate durante la vita pubblica di Gesù Cristo, la resurrezione di Lazzaro, la resurrezione del figlio di Naim, la resurrezione della figlia di Gairo, non significa che Gesù Cristo abbia fatto solo queste tre, perché in 3 anni ne ha fatto di apostolato a Gesù Cristo non scritto nel Vangelo. Ci vorrebbe una stanza come questa piena di libri
per raccontare tutte le cose che ha fatto Gesù Cristo nei suoi 3 anni di vita pubblica. Nel Vangelo ci sta soltanto, come si chiama, il condensato del condensato del condensato, poche paginette, con le cose più importanti fatte di Gesù Cristo appena accennate. Allora i discepoli di Emmaus credevano che Gesù Cristo aveva il potere di risuscitare i morti. Quando però morì Gesù in croce, cosa fecero? Gli appare questo viandante e dice: ma che cosa è successo qua a Gerusalemme? Tu solo sei talmente straniero che non sai quello che è successo. Ma come? Il grande profeta, quel Gesù di Nazareth, profeta potente in opere prima e in parole poi, è morto. Hanno fatto ammazzare i nostri capi. Noi speravamo che fosse lui a ricostruire il regno di Israele. E invece è finito. Loro, che avevano visto Gesù Cristo risuscitare i morti e quindi credevano che Gesù Cristo aveva il potere di risuscitare i morti, non credevano alla resurrezione di Gesù. Perché? Perché la risurrezione di Gesù Cristo era diversa da quella che Gesù Cristo stesso aveva fatto nei confronti di altri morti risuscitati. Qualcuno qui presente ha mai visto un morto risuscitare? Beh, vi racconto una storia, non l'ho visto io, ma di un certo padre Natale Merelli, un predicatore di qualche decina di anni fa, il quale ebbe questa domanda, vi fa capire come viene la risurrezione dei morti nei nostri tempi. Questo padre Natale era viceparroco di una parrocchia a Ostia Lido, vicino a Roma, e portava la comunione dei malati più del mese, come tutti quanti i sacerdoti facciamo. Una giovane malata aveva il padre comunista, quindi vecchio stampo, ideologicamente convinto, con la teoria marxista, quindi mangia preti, ateo e così via. Invece la figlia era credente. Lui portava la comunione alla figlia. Il padre, per rispetto della figlia, lo faceva entrare, però quando arrivava il padre Natale, lui si chiudeva nella stanza sua e usciva dopo che il prete era andato via. Questo è ancora il padre Natale stesso, questa cosa. La figlia diceva: padre Natale, pregate per mio padre, perché lui proprio di Dio, niente, per la conversione. Questa è una storia che è durata tanti mesi, sto dicendo di riassunto di questa storia. Si ammala il padre e muore. E muore poche ore prima che padre Natale arrivasse a portare la comunione alla figlia. Quando arriva a portare la comunione, questa ragazza in lacrime: mio padre è morto ed è morto lontano da Dio, senza sacramenti, contrario a Dio, bestemmiatore, contro Dio, contro la Chiesa, contro i preti. Mio padre si era dannato, e piangeva per la paura che il padre si fosse dannato eternamente. Padre Natale, che cosa fate? Cioè, noi sacerdoti possiamo fare una cosa: quando una persona è morta, siccome non si sa qual è il momento dell'istacco dell'anima dal corpo, nessuno lo sa, tant'è vero che prima di poter chiudere la cassa, per legge, bisogna aspettare che passino 24 ore. Sapete, da quando arriva il medico a dare la data ufficiale, l'orario ufficiale della morte, cioè morto alle, questo pomeriggio alle 15.30. Prima delle 15.30 del giorno dopo non si può chiudere la cassa, per legge, perché è stato visto che alcune persone si sono riprese anche dopo ore dalla morte, e allora c'è questo tempo che viene dato, perché se ci fosse una cosa del genere non capiti che uno si risvegli chiuso dentro la cassa. Chiaro? Allora, per quanto riguarda l'unzione dell'infermo, è la stessa cosa. Anche se uno è morto, cioè ha smesso di respirare e il cuore ha smesso di battere, siccome non si conosce il momento del distacco dell'anima dal corpo, si può fare, si chiama unzione sotto condizione. Se l'anima è ancora presente, c'è una preghiera particolare, e quindi si dà l'unzione degli infermi alla persona che apparentemente è morta da poco. Padre Natale quindi dà l'unzione degli infermi al cadavere del padre di questa ragazza,
Poi si ferma a pregare lì in fianco, abbassa la testa e comincia a pregare in lingue dentro di sé. Vedete cosa è successo? Da lì a pochi minuti quest'uomo scatta a sedere gridando: l'ho visto, Gesù Cristo esiste! Ma mi hanno ingannato! Mi hanno detto che Gesù Cristo era l'invenzione dei preti, invece lui esiste, io l'ho visto! E così via, tante altre cose. Chiese al Signore: ti prego, Signore, dammi un mese di tempo perché io mi possa ravvedere e tornare a te, poi torna a prendermi. Lui tornò dai morti, era malato però della stessa malattia con la quale era morta, del tumore. Da quel giorno in poi, numero uno, si confessò, poi fece la comunione tutti i giorni, dopo un mese morì. Questa volta in grazia di Dio e in pace con Lui. Resurrezione dei morti in Italia. Ce ne stanno tanti altri di questa storia. Questa è una, lo dico proprio perché ho conosciuto personalmente il predicatore che diceva queste cose. Il Novecento, Padre Antonio Merelli, i primi anni del Novecento Spirito in Italia, anni 80. Bene, fine 70, anni 80. Quindi, i discepoli di Emmaus e tanti altri credevano nel potere di Gesù Cristo di richiamare alla morte, dalla morte una persona. Però quando i morti risuscitavano, che succede? Riprendevano la vita che avevano perduto precedentemente. Quindi se erano morti per una malattia o per una disgrazia, riprendevano quella vita interrotta dalla malattia e dalla disgrazia, ma l'invecchiamento restava. Quindi, non so, Lazzaro, dopo mettiamo che lui si sia ammalato a 45 anni, dopo mettiamo altri 40 anni, a 85 anni è morto di vecchiaia come tutti. Così è morto di vecchiaia il figlio della vedova di Naim, che aveva 18 anni, così è morto di vecchiaia la figlia di Gairo, la ragazzina di 12 anni, guarita dal Signore, riqualificata dal Signore. Quindi i discepoli avevano visto la resurrezione dei morti come il reintegrare la vita perduta per malattia o per disgrazia, ma non la sconfitta della morte in quanto tale. Sconfiggere la morte significherebbe vivere per sempre. Gesù Cristo, risuscitando Lazzaro, risuscitando gli altri, aveva vinto la morte, chiamavola temporale, la morte che aveva anticipato, chiamiamola la morte naturale, anche se è un'espressione infelice, quella che sarebbe avvenuta per vecchiaia. Quella morte, per malattia o per disgrazia, l'ha vinta, ma non aveva ancora vinto la morte definitiva. Che significa? Che uno risuscitava e poi viveva per sempre. Tanto è vero che quelli che non credevano in Gesù Cristo e credevano invece che la morte era la realtà più potente che esiste, quando stavano sotto la croce, cosa dicevano a Gesù Cristo? Eccolo, tu che hai guarito tanti malati, tu che risuscitato dei morti, tu che hai salvato tante persone, salva te stesso se puoi. Sei in croce, non puoi salvarti da solo. Vediamo un po' se il Padre tuo ti salva dalla morte. Adesso tu morirai. E noi abbiamo dimostrato, facendoti morire in croce, che la morte è la cosa che comanda tutto. La morte è più potente di un'altra cosa, compreso di Dio, lo intendevano. Perché farisei, scribi, sadducei, sacerdoti, insomma sacerdote, credevano in Dio, ma in realtà non ci credevano, perché usavano Dio per avere un potere sulle persone, poi nel loro modo di concepire la vita facevano il perfetto contrario.
Allora, credere che Gesù Cristo era risorto dai morti era di più difficile, una cosa più alta, più profonda, una cosa innovativa rispetto a qualsiasi altra fede finora esistita nel mondo, fino a quel momento. Compresa quella dei profeti dell'Antico Testamento, i profeti hanno citato i morti. Elia è citato il figlio della vedova che lo ospitava, la vedova di Sarepta, e così Eliseo. Ma quei morti lo stesso sono risuscitati e poi sono morti di vecchiaia. Hanno vinto la morte temporale, ma non la morte totale. Nessuno aveva mai vinto la morte definitivamente. Allora, quando le donne hanno libero che Gesù non c'è, perché cercate tra i morti colui che è vivo, dicono gli angeli? Egli non è qui, è risorto. Che cosa? Ha vinto la morte. Non riuscivano a credere. Lo dicono gli apostoli, non ci riescono a credere. Appare Gesù Cristo risorto poche ore dopo la sua resurrezione agli apostoli nel Cenacolo, lo vedono con gli occhi, non riescono a credere che proprio Gesù Cristo, vi ricordate questa cosa? Non ci riescono a credere, ma come? Ma tu eri morto, come fai a essere così? Capite che cosa ha vinto Gesù Cristo? Ha vinto la morte. Ripeto, vincere la morte significa che Gesù Cristo adesso non muore più. Ha vinto la morte. L'ha definitivamente sconfitta. Gesù Cristo ora non è soggetto a nessun processo di invecchiamento. Gesù Cristo ora non è soggetto più a nessuna malattia. Gesù Cristo ora, nessuno può prendere una lancia, un chiodo col martello per bucargli le carni e farlo soffrire. Il suo corpo, la sua ciccia, è dotata di vita eterna. Questa è la cosa importante. Questa è la cosa che noi siamo chiamati a credere. Questo è l'annuncio del Vangelo. La morte è stata sconfitta. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dice San Paolo nella lettera ai Corinti. Non c'è più. Cristo ha vinto, non tu, morte. Questo siamo chiamati a credere. Guardate, qui si giocano tantissime cose. Faccio un puntino indietro. Guardate, noi siamo persone, tutti dotati di fede, speranza e carità. La fede non è soltanto dei credenti in Dio, la fede è una cosa fondamentale per ogni persona. Adamo ed Eva credevano in Dio. Quando andato il serpente gli ha fatto la sua catechesi, gli ha detto la sua verità. Ah, Dio, ah, bella roba, gli ha detto che l'albero della vita non ne potete mangiare. Perché se, sapete perché mi ha detto questo Dio? Non perché se no morite. Dio vi ha tenuto nascosto nel suo segreto, che se voi mangiate il frutto di quell'albero diventerete come lui, diventate Dio. Allora, per non farvici diventare, vi ha detto di non mangiarlo, vi ha detto una bugia, vi ha detto che se mangiate morite. Ma che morite? Diventerete come Dio. Eva e Adamo
che prima credevano a quello che aveva detto Dio e non mangiavano di quel frutto, che hanno fatto? Ma allora Dio ci ha passato una sola, ci ha ingannati, non ci vuole far diventare come Lui. Hanno smesso di credere in Dio e hanno creduto al diavolo. Chi smette di credere in Dio crede al diavolo, anche se non se ne rende conto. Crede a una serie di cose, una serie di idee, che non sono quelle di Dio. E si comporta di conseguenza. Non sto dicendo una cosa molto complicata. Se uno crede che non c'è la risurrezione dei morti, che fa? Pensa che la sua vita si gioca dalla nascita alla morte, più la morte è lontana e meglio è. Allora tutti si cercano di arrivare a vivere 90 anni, la scienza medica a combattere i radicali liberi che sono la causa di invecchiamento, perché arriviamo a vivere 100 anni, 150 magari, per allungare la vita. E poi diciamo, quando uno muore giovane, che disgrazia! E invece, perché è morto giovane, non c'è più il tempo di divertirsi. Poi, siccome la vita è tribolata, ecco bene, allora una persona che insomma vuole rimanere onesta, sì, però non crede che la vita vada oltre la morte, che non c'è la risurrezione, allora pensa che uno deve guadagnarsi i soldi lavorando, deve faticare tanto, poi deve arrivare alla pensione, perché quando arriva la pensione, oh, finalmente ti comincia a godere un po' di vita. Invece di tribolare col lavoro, ti fai il viaggetto, ti fai la crociera. Il sogno di tante persone, andare con la con Costa Concordia, no, o quell'altra, con la MSC, Costa, non quello, no, perché dopo vai sullo scogli, perché quell'altra è come si chiama, MSN, ecco, e poi il sogno, perché ti diverti, una vita dove c'è solo divertimento, allora uno in vecchiaia si gode un po' la vita. Vabbè, poi si muore, però intanto sei goduto la vita. Se ti capita che da giovane hai lavorato, da vecchio che potevi goderti la vita, ti arriva la malattia, che fregatura, pure da vecchio devo tribolare. Allora la vita è tutto brutto, Dio non esiste più. Questo pensano le persone. Perché pensano che la vita è tutta qui. Una volta che uno è morto, è finito. Ma questa è una bugia. È un inganno. Ecco, l'eutanasia la fanno e la vogliono coloro che non credono alla risurrezione dei morti. Perché dicono, io, il DJ fa, io godevo la vita in discoteca, bumba 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 bumba, siete scatenato con l'adrenalina, che adesso sto paralizzato total body, tutto il corpo, respiro a fatica, mi tengono in vita le macchine. E che vita è questa? Questa è una punizione tremenda, che ho fatto di male per meritarmi questa cosa. Non accetto questa cosa qua. Questa vita è una punizione che non accetto. Allora, via, la morte, pensando che una volta che uno muore, finisce di soffrire. Non ti finisce di soffrire. Muore il corpo, la tua anima mica muore. E una volta che tu hai sputato in faccia il dono della vita di Dio, cosa fai quando gli vai incontro? Una volta che tu non ci vedi che Dio esiste, invece Dio esiste realmente e lo vedi, dove scappi di vergogna di fronte a Lui? Comincia una fuga eterna, lontano, la lontananza da Dio e l'inferno. Allora, è così, tutte le cose, diventare ricchi, perché? Perché chi c'ha i soldi ti godi la vita, se sei povero soffri, se sei ricco godi. Allora tutti diventare ricchi. Un giovane vede, guardate la mentalità dei giovani oggi, io non so come, ma i giovani, se nell'arco di tempo tra cui sono a carico della famiglia fino a quando si sposano, se si sposano, perché non si sposa più nessuno, vanno a convivere, lo stipendio che prendono, quei pochi che hanno ancora il lavoro, se ce l'hanno quasi per intero, perché mangiare, le spese ci pensa ancora la famiglia, lo stipendio. I giovani si mettono da parte i soldi per quando si sposano? Perché?
Perché si devono divertire. Perché se uno si mette da parte 100 euro, pensa, oddio, che io mi sono rinunciato 100 euro di divertimento. Con quelle 100 euro potevo uscire, andare in locale, potevo andare a Rimini, potevo fare questo, e invece non ho fatto niente. Stanno là in banca. È divertimento perso, è vita persa. Per chi pensa, per chi crede che non esiste la vita dei risorti, la vita dopo la morte. Allora, chi crede a quello che dice il diavolo, crede una menzogna, perché scopre, dopo aver fatto quello che il diavolo gli dice, che c'è la ragione di Dio. Perché comincia a stare male, male prima di dentro e poi nel corpo. Prima di dentro, vivere in un modo contrario a Dio, lontano da Dio, ti uccide di dentro. Non ti fa ammalare, ti uccide di dentro. E poi si muore anche con il corpo. Oggi i giovani che si divertono, che fanno da matti in discoteca, che si ubriacano, tutti sono degli zombie, cafoni, ti rispondono male. Rispetto non esiste più, sempre arrabbiati, sempre a protestare ingiustizie subite. Giovani che sono benestanti e tristi, irrealizzati. Non gli manca niente, gli manca tutto. Così funziona. E che tristezza è questa realtà? Oggi il mondo vive col fatto che tutti credono al diavolo, pochissimi credono a Dio. E quelli che credono al diavolo vivono morti qui e in attesa di morire anche col corpo. Dico male descrivere le cose in questo modo? O esagerato o è così? È così, io mi ricordo quando credevo le cose che non erano di Dio, come stavo. Lo so benissimo, a me nessuno mi può venire a dire che fare i peccati è una cosa bella. Lo so, per esperienza, che cosa si prova dopo aver peccato. Quanto si sta male. Godere col corpo non è vero che è la vita. Tu godi col corpo e nell'anima soffri. Chi va con le potenze sulla bonifica, o come calciatori con le potenze di alto bordo, spendendo molti più soldi, avendo molte più soddisfazioni della botte via della bonifica, non è felice. Non si sta godendo la vita. Godi col corpo per pochi minuti, dentro resti con un'amarezza infinita, che è ancora più cresciuta dopo quell'atto perché ti ha portato ancora più in basso. E non ti puoi invidiare uno che vive in quel modo. Uno che è attaccato ai soldi, egoista, che è ricco e non ha niente a nessuno. Ma chi può invidiare un ricco così? È ricco di beni, non ti toglie, non fa un sacrificio, non rinuncia a nulla e dentro sta malissimo. E vuoi mettere a paragone la vita di un povero con la vita di un narcotrafficante che ha costruito la sua fortuna con villa, piscina, con gli eserciti al proprio servizio e che dorme con la pistola sul comodino perché ha paura che lo ammazzino da un momento all'altro? Che vita è quella? È un inferno. Gesù Cristo sta facendo una lotta tremenda. Perché? Per farti scoprire la verità, per farci diventare credenti nella risurrezione dei morti. E Pietro, Giacomo, Giovanni, tutti gli altri apostoli, da loro gli altri che fino ad oggi hanno annunciato il Vangelo, hanno dato questo annuncio: Gesù Cristo è risorto. Questo è cristianesimo. Il cristianesimo non è una serie di riti,
Devi andare a messa domenica, devi pregare la mattina quando ti alzi, devi pregare la sera quando vai a dormire, devi confessarti una volta al mese, devi fare la carità ai poveri. Che cos'è questo? Questa è la legge che rende schiave le persone. Il cristianesimo è un'esplosione di vita, Gesù Cristo è risorto dai morti. Guardate, chi non crede in Dio non spera più nulla di buono da Dio per se stesso. Adamo ed Eva, quando smisero di credere in Dio, credendo nel diavolo, hanno creduto che Dio li aveva fregati. Non c'era più niente di buono da aspettarsi da Dio per loro. Per cui la loro felicità, la loro realizzazione se la dovevano costruire da soli. Chi è anche di voi qui dentro? Chi è che gli sta aspettando che la sua realizzazione da Dio? Che dicono le persone? Mi sono fatto da solo. Bravo, forte, da solo, senza né Dio né il prossimo. E ognuno c'ha in mente quell'obiettivo da raggiungere per essere felice. La ragazzina di 14 anni, 15, comincia a scoprire che i ragazzi ti guardano il corpo. Allora, le forme del corpo generano un dominio sul sesso maschile. Perché se i ragazzi stanno così che pendono dalle forme del corpo, più le forme sono curve mozzafiato, più ti metti i vestiti attillati, più ti scopri pezzetti di pelle senza mai però scoprire tutto, più hai le persone in ginocchio. E allora Maria Maddalena ha fatto questo. Maria Maddalena è la sorella di Marta e di Lazzaro. Lei stava bene, era benestante, però era infelice. Aveva una cosa da poter giocare nella vita per realizzarsi, come diceva lei: la sua bellezza, il suo corpo, il suo fascino. Oggi come si chiama? Il sex appeal. Ha giocato questa carta. Andando via di casa a Magdala. Magdala è una città sul mare di Tiberiade, che era una città dove venivano i ricchi turisti stranieri, come oggi in Italia Rimini, come in America Las Vegas. E cosa fanno? Col suo corpo, soldi, soldi, a sentirsi corteggiato da tutti, ad avere il contatto degli uomini che ti vengono dietro, per vedere, per toccare, per averti una notte. E si sentiva una regina con sotto il popolo dominato. Lei era malata di spirito di dominio. Spirito di dominio sul genere maschile, attraverso il suo corpo. E allora se stessa ha preso quella realizzazione, perché ha creduto che così diventava felice, che così diventava grande, che così si poteva affermare in questo mondo ed essere qualcuno. Ma non basta qualcuno, se dite una persona che accetta di essere quello che è. Uno vuole mettere sul campanello della sua porta dot, ing, prof, geom, arc, perché si deve distinguere dall'uomo comune, che senza niente. Vedi un po' che c'è scritto contadino Cesare Rossi. Ha detto qualcuno questa cosa? No. Vedi un po' se uno laureato non gli riconosci che è un laureato. Ma io sono laureato e mica sono ignorante. Perché ognuno vuole la sua realizzazione. Che in questo mondo ti devi distinguere per essere qualcuno, altrimenti sei un niente. Chi è che aspetta? Se Maria avesse fatto questo, se Maria avesse voluto la sua realizzazione, che cosa diventava? Se avesse usato il suo corpo per essere qualcuno, la sua intelligenza, laureandosi, diventando un pezzo grosso, si buttava in politica, che faceva per essere qualcuno? Dove sarebbe arrivata? Cosa sarebbe diventata? Beh, Dio l'ha fatta diventare molto di più. Ha preso questo nulla che era Maria, l'ha fatta diventare, dopo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
la quarta potenza del cielo, che significa che sopra di Maria soltanto la Trinità ci sta, tutti gli altri sotto di lei. Quell'angelo, capo degli angeli, arcangelo, Gabriele, forza di Dio, che quando le apparve poteva parlargli dall'alto in basso, perché tu sei una mia creatura, io sono un angelo, tu sei nata pochi 15 anni fa, io vivo dall'eternità, tu puoi fare le cose limitate al tuo corpo, io ho un potere infinito. Beh, quell'arcangelo, una volta che Maria è stata assunta in cielo, è diventata regina degli angeli, è passato sotto di lei. Poteva lei da sola avere un posto più grande di quello che Dio le ha dato? Sì o no? Possiamo noi, che siamo qui presenti, realizzarci in un modo più grande di quello che Dio ha preparato per noi? Perché stiamo a combattere per avere un successo in questa vita che è la nostra rovina? Perché non è quello che Dio ha preparato per noi. Diamo retta a Dio, facciamo il suo cammino e arriveremo là dove mai saremmo arrivati. Perché Dio per i suoi figli ha in mente molto di più. Che significa questo? La speranza. Se speri in te stesso, arrivi. Se speri in Dio, arrivi molto più là. Perché Dio, per noi suoi figli, ha in mente molto di più di quello che noi abbiamo in mente per noi stessi. È quella della speranza. È quello il punto d'arrivo del nostro cammino. Capite questo? Adamo, quando ha smesso di credere in Dio, ha perso quello che Dio aveva in mente di dargli. E ha cominciato a costruirsi la sua gioia da solo. Dove voleva arrivare? Ad essere l'autore della propria insoddisfazione e del proprio fallimento. Senza di Dio non ci si può realizzare. Senza di Dio non possiamo avere la realizzazione di cui abbiamo bisogno. Dio ci dà il massimo che possiamo ricevere. Allora, perché ho detto questo? Perché noi ci speriamo in questo? Qui qualcuno sta sperando, dice, mo, cosa divento? Sono un niente, sono un nessuno. Dio sta preparando per me, Marco Farina, per te, qualche cosa di magnifico, così grande che noi non ci rendiamo conto per quanto è bello e per quanto è grande. San Francesco, che nella conversione aveva intuito questa cosa, cosa diceva quando giocherellava con i suoi cuori sulle sofferenze? Tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena, persino i buchi nei chiodi, nelle mani, nei piedi, la ferita al costato, ogni pena mi è diletto. Tanto è il bene che mi aspetto da Dio per me. Chi è che sa dire questo? Convinto, felice. Andiamo avanti verso un futuro di gloria. Gesù ci credeva da uomo, per cui anche se doveva affrontare la prova della croce, dov'è la croce? Questa quella qua. Anche se doveva affrontare questa prova, padre mio, tu mi ami tanto che non mi lascerai in preda alla morte, non permetterai che il tuo figlio veda la corruzione. Quindi posso morire in croce, tu mi risusciterai. Posso umanamente fare la fine più brutta che esista, tu mi realizzerai. Padre, dammi quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ci credeva Gesù Cristo in questo e aspettava che il Padre suo facesse così per lui. Per questo sto dicendo, crediamo alla resurrezione dei morti? La resurrezione dei morti significa che quello che Dio ha in mente per noi, per me, io ci credo e lo attendo e voglio quello. Quando i martiri andavano per essere prima messi sotto tortura,
E poi adesso i mandi dalle belve al Colosseo facevano così. Dice, ci possono togliere 20 anni di vita terrena, 30 anni di vita terrena. Chi ci frega? Noi col martirio andiamo direttamente in paradiso. Alleluia! Questo. E superavano la paura di morire. Io immagino, quante volte magari c'è un cane un po' robustello, ti fa un colpo perché la paura che ti ha sbagliato. Se... Non mi è mai capitato di avere un leone alto così, corruggito. Io penso che muoio di paura prima che quello apra la bocca per tannarmi. Non so voi che ne pensate, ma... Eppure ci andavano adesso il padre bene, perché va bene. Soffrirò un po', mi sbaglierà. Tanto Dio mi risuscita. Questa è la cosa. È il fatto di aver superato la paura della morte, era quella cosa che quando i romanacci di allora andavano a divertirsi, e ripeto, oggi il Colosseo è stimato come una delle meraviglie dell'umanità, è uno schifo dell'umanità il Colosseo, perché lì non mica andavano per le partite di pallone, lì con tutte le architetture andavano a vedere la gente che si scannava, godevano di vedere le persone morire, godevano di vedere il sangue versato. Che altro divertimento era questo qua? Il sadismo, divertirsi con la violenza, lo spettacolo del male. Il male fa spettacolo, la morte fa spettacolo, e lo divertivano di questo. Vedevano quello che correva perché aveva paura che la belva lo sbrunava, e poi quando la belva arrivava, eccolo che sta crepando. Vedevano di questo. E quando vedevo che invece i martiri cristiani andavano lì, non fuggivano, non reagivano, lo davano il Signore, andavano cantando, lode a te Signore, con i canti in lingua, una meraviglia. Ma perché questi non hanno paura di morire? Perché? Tutti sono terrorizzati verso la morte e questi no. Allora Tertulliano disse questa famosa espressione: il sangue dei martiri è il seme dei nuovi cristiani. Perché? Perché non esiste nessuna predica più forte di quella che muoiono superata la paura della morte. Quella dà la massima testimonianza che Cristo è veramente risorto. Che meraviglia questa realtà. Questa è il cristianesimo. Questo vale per noi. Qualcuno qui ci tiene ad arrivare a 90 anni, a 100 anni. Vuole arrivare col corpo decrepito, con malattie di tutte le categorie. Quando la barca diventa vecchia, fa le sue falle da tutte le parti. Gesù Cristo non è arrivato all'età avanzata. A 33 anni ha fatto tutto. Pronto per il cielo. E il Padre se l'è preso. Noi quando vogliamo arrivare, cosa conta una vita lunga? Qui non siamo nel Vecchio Testamento, una vita lunga viene considerata come un gesto della benedizione divina. Qui conta amare, conta essere veramente cristiani. Ma torno a ritornare a questa cosa qui. Quando Dio ha visto il macello in cui l'umanità versava allora e versa oggi, con la morte che dona per tutto, per poter salvare noi uomini, che cosa ha dovuto fare? Vedete che razza di roba? Poteva, adesso qualcuno ci può pensare queste cose, poteva un angelo salvare il mondo dal peccato? Sì o no? Ditemi se sì o no e il perché. Dopo Dio onnipotente poteva salvare il mondo dai peccati? Poteva salvare l'uomo dalla morte? Perché? Perché se non aveva un corpo, come faceva a sconfiggere la morte del corpo? Lui non può sconfiggere la morte, non muore l'angelo. Nemmeno. Ci aveva una persona fatta con la carne. Nel momento in cui la carne moriva,
risuscitando, sconfitto la morte. Questo, per sconfiggere la morte, bisognava prima morire. Se non moriva, come fai a sconfiggere la morte? È morto, è risorto dai morti. La morte è sconfitta. Allora, Dio, per salvarci, si è dovuto fare uomo. E uomo doveva prendere su di sé i mali di noi uomini. Gesù Cristo da solo non sarebbe morto, perché lui è senza peccato, come la Madonna. Non poteva morire, ma è stato ammazzato. Ha preso la morte su di sé a causa del peccato delle persone. Solo la morte del corpo ha preso su di sé Gesù Cristo? Anche i peccati. Anche la morte spirituale. Quello che noi viviamo quando siamo lontani da Dio, Gesù Cristo l'ha preso su di sé, sapete quando? Quando, dopo la morte del corpo, con l'anima è andato negli inferi. La sua discesa agli inferi significa andare in quello stato in cui sta ogni peccatore quando pecca. Guardate, quello che ha sofferto Gesù Cristo col corpo, penso che sia la millesima parte di quello che ha sofferto Gesù Cristo quando è stato con l'anima degli inferi, perché lì sono le sofferenze spirituali le più tremende. La morte spirituale è più brutta della morte fisica, molto più brutta. Gesù Cristo ha provato quella morte. Io sto parlando a persone, se siete mai lontani da Dio, avete mai peccato? Io sì, lo so cosa significa essere lontano da Dio. So cosa significa l'inferno di dentro. So cosa significa stare non male, malissimo. Stai in salute col corpo e stai malissimo di dentro. So cosa significa essere morto di dentro. Morto di dentro. Gesù Cristo non solo per sconfiggere la morte del corpo è morto lui, ma per sconfiggere la morte spirituale è morto anche spiritualmente, cioè, la sua anima è dovuta andare dentro il regno di Satana. Quello è il punto più basso della sua discesa terrena. Una volta che è andato nel punto più basso, che più basso di quello non si può, da lì Gesù Cristo è risorto. Che significa che Gesù Cristo è risorto prima spiritualmente e poi fisicamente. Prima la sua anima è uscita dal regno dei morti, dal regno di Satana. Poi, entrando nel corpo, la sua anima ha fatto risuscitare anche il corpo. E poi è venuto il Gesù nuovo, Gesù risorto, che non c'ha più niente a che vedere con quello che c'era prima. San Paolo non ha conosciuto Gesù Cristo secondo la carne, lo ha conosciuto e lo ha visto sotto forma di luce dopo che è risorto dai morti. E dice nelle sue lettere, seconda lettera Corinti, che se anche avesse conosciuto Gesù Cristo secondo la carne, non gli importa. Perché quello che conta di Gesù Cristo adesso è Gesù Cristo risorto. Quello è importante. Che dica questo? Che per ogni persona che sta nella morte fisica, per ogni peccatore che sta nella morte spirituale, c'è una buona notizia. Gesù Cristo è risorto da quella morte nella quale ci troviamo ciascuno di noi. Quanto è bello il Salmo 21-22, che descrive in maniera generica le sofferenze della persona. Qui c'è scritto Salmo del giusto perseguitato. È la sofferenza della persona che è lontana da Dio. E questo Salmo, scritto da Davide per ispirazione profetica, comincia con le parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Davide è vissuto 1000 anni prima di Cristo. Lui dentro di sé ha sentito quella tremenda sofferenza di ogni peccato. Davide era peccatore, cavolo, se ne ha fatti di peccati e sporchi ne ha fatti. Davide adesso è in paradiso, perché Davide ha la caratteristica che lui, dopo aver peccato, si pentiva veramente dei peccati fatti e si convertiva.
ma di peccati ne ha fatti sonanti. Solo quello con Bezzabea, per lui che ci aveva 3-4 mogli, non ricordo quante ce n'aveva, più ci aveva l'harem, perché lì a quei tempi ti sceglievano andando in giro le più belle ragazze, e una notte una, una notte l'altra, si godevano queste ragazze, poi rimandavano a casa. Quindi di sesso ce l'aveva fino a sopra le orecchie, non ne poteva più. Beh, andato sulla terrazza della sua reggia, ha visto Bezzabea, la moglie di generale Uria, che faceva il bagno, noi oggi diremmo col tempo era buona, pure quella si è chiappata. Ed era la moglie di un suo generale fedele, che stava a fronte a combattere per lui, a rischiare la pelle. Il generale stava a rischiare la pelle per Davide, Davide si è fatto la moglie sua. Mazzaro, il re del popolo di Dio, che porcata ha fatto. Poi, quando è rimasta incinta la moglie, perché uno non può non fare le cose al massimo e privarsi di un po' di piacere, e quindi è andato fino in fondo, che cosa ha fatto? Dice, ha fatto tornare il generale dal fronte per far andare a casa, così copriamo questo fatto di sto figlio, che non può nascere il figlio se lui stava al fronte. Però il generale Uria a casa non ci torna, perché rimane con le sue truppe. Alla fine il re, visto che non riesce a coprire in altro modo il suo peccato, dice a un suo altro generale di far morire in battaglia il generale Uria, facendolo combattere laddove il nemico aveva le forze sue più forti, e mentre stava combattendo faceva ordinare che le truppe si ritirassero, lasciando il generale solo. Così Uria fu ammazzato dai nemici, dei filistei. Allora, una volta che è morto il generale Uria, lui prende Bezzabea, la mette nel suo harem, e così nasce questo figlio. Non l'ha fatta sporca, ma sporca, sporca, sporca. Quindi ha messo le corna, ha tradito e ha fatto morire una persona per salvare la faccia davanti al popolo. Ha tradito un generale che sta rischiando la pelle per lui. Ha fatta proprio sporca. Poi si è convertito però. Lui sapeva bene cosa è il peccato e quanto ha sofferto una volta che Dio, attraverso il profeta Nathan, gli denuncia il suo peccato. E scrive il Salmo 50, ripentimento. E in questo Salmo 50 Dio supplica a Dio di preservargli due cose. Signore, non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Non voleva perdere la presenza di Dio, quella che percepiamo quando preghiamo, e non voleva perdere l'unzione dello Spirito, quella che gli faceva essere, gli dava le profezie, lo faceva essere forte nei momenti difficili, quello che aveva fatto uccidere il gigante con il duello, l'unzione e la potenza dello Spirito Santo. Queste due cose, Signore, dice, puniscimi in tutto ma non mi togliere queste due cose. Beh, lui sentì attraverso lo Spirito Santo di profezia, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E scrive giù un salmo descrivendo quella cosa che sentiva attraverso lo Spirito Santo, in un salmo meraviglioso. Dove il salmo parte dal fatto che dice che c'è una persona che sta male, soffre, soffre, e non dice di che cosa soffre. Può essere per malattia fisica, può essere per il peccato, può essere per la cattiveria degli altri, può essere per una manifestazione maligna, quello che sia. La sofferenza è una persona che quando si soffre non si sente più Dio vicino. Dio non lo vedi più, non lo senti più, perché tra lui e te c'è una nube scura di mezzo che si chiama la sofferenza, che ti impedisce di vederlo o di sentirlo. E tu dici, Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'ha detto pure Gesù Cristo, perché anche lui sentiva la presenza di Dio per se stesso. Allora la presenza di Dio diventa nascosta. Nascosta la sofferenza per il peccatore. Quando uno cade nel peccato, che la fai sporca, in qualsiasi peccato, che uno può essere un assassino, uno che stupra, un pedofilo, qualsiasi, uno che ha fatto attraverso il sangue degli altri il trono per poter essere un dittatore, un comandante, un pezzo grosso di questo mondo, un delinquente, uno che ruba, e insomma la persona che
che stai male, che sei un verme, che gli altri disprezzano. Eppure, ecco, dice, sono un peccatore, abbi pietà di me, oh Dio. E quell'assassino che morì di fianco a Gesù Cristo gli dice, Signore, io sono un assassino, io sono un ladro, non ti chiedo di salvarmi dalla croce perché me lo merito questo, il mio corpo deve morire, però tu abbi pietà di me, salvami quando entrerà nel tuo regno. Ha capito tutto sulla croce quest'uomo. E Gesù gli dice, io ti dico in verità che tu oggi sarai con me in paradiso. Ecco la misericordia, ecco la potenza di Dio. Quell'uomo morì col corpo, ma fu risuscitato nello spirito. Entrò in paradiso, risuscitato nello spirito. Allora per ogni peccatore c'è una buona notizia. Gesù Cristo è risorto dai morti. Gesù Cristo ci risuscita dalla nostra morte interiore. Gesù Cristo ci cambia. Gesù Cristo ci dà la vita vera. Gesù Cristo apre per noi l'orizzonte divino. Gesù Cristo ci dà una vita che è quella vera. Ci salva dalla morte del nostro corpo. Ci prepara una vita che non ha fine. Non esiste un credo cristiano che si fermi che se uno muore con l'anima, se buono va in paradiso, se mezzo mezzo in purgatorio, se cattivo all'inferno. Il credo cristiano è fatto così. Credo la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. C'è un mondo che deve venire, Dio fa nuove tutte le cose e ci dà una vita migliore di questa, più grande di questa. Quella vita che ha cominciato Gesù Cristo risuscitando dei morti e non morendo mai più. Crediamolo in questo? Crediamo, siamo convinti che è questo, questa è la nostra fede? La parola fede deriva dall'ebraico stabilità, o meglio roccia. Chi ha fede è stabile e non vacilla, chi non ha fede sballottolato dalle onde e da ogni soffio di vento. Siamo stabili o vacilliamo? Credere nella resurrezione dei morti. La resurrezione dei morti è la chiave per tutto il cristianesimo. Come mai Gesù Cristo poteva dire a un malato di lebbra, oggi malato di tumore, sii guarito? Perché lui è la resurrezione e la vita. Questo sta morendo con la lebbra, sta morendo col tumore, sii guarito. Perché lui è più potente di quel tumore. Perché è più potente? Perché ha vinto la morte, che è peggio del tumore. Capite questo? Se uno non crede che Gesù Cristo è risorto dai morti, come fa a credere che Gesù Cristo guarisce una malattia? È un po' seduto dal diavolo. Chi è che riesce a convincere il diavolo? Che gli fai al diavolo? Lo vedi, lo tocchi, lo puoi strozzare, puoi mettere le manette. Lo leghi con una catena, è uno spirito, non gli puoi fare niente. A un demoniato gli dai pasticche di psicofarmaci per fare stare calmo, gliene danno una tonnellata, è peggio di prima. Così funziona. Nel nome di Gesù Cristo, vattene via. Torna dall'inferno e resta lì chiuso per sempre. Non nel nome della mia forza, della mia potenza del cervello che sta nascosta nei 9 decimi non conosciuti. Nel nome di Gesù Cristo risorto dei morti, uscito dall'inferno che ti ha già sconfitto Satana, esci, vai, torna laggiù e resta chiuso per sempre. Nel suo nome si sconfiggono i demoni, il male, le vessazioni, le fatture, le messe nere, le persone che sono praticanti dell'occulto. Nel nome di Gesù Cristo risorto dei morti. Ditemi, come si fa a credere che un tossico smette di drogarsi, che un ladro smetta di rubare, che un politico diventi onesto? Come se questo è proprio una cosa impossibile. Il sangue di Cristo di tutti i morti può farlo. Gesù Cristo sconfigge il peccato.
ha potere di cambiare una persona, di renderla nuova. La Maddalena prostituta è una grande santa. Matteo è nel campo dei pubblicani, ladro di soldi col Dio quattrino nel cuore, è diventato apostolo. Lazzaro era il più ricco di Israele, o lì vicino, discepolo di Cristo, uomo di carità. I soldi li dava ai poveri, li investiva non per i suoi lussi ma per le persone. Cambia il cuore delle persone. Gesù Cristo ha potere di convertire i peccatori. E la madre Sant'Agostino ha creduto nel nome di Cristo risorto dei morti, che quel delinquente del figlio, quel zozzone del figlio, poteva cambiare. Ed è cambiato veramente. E da grande peccatore è diventato grande santo. Perché Gesù Cristo è risorto dei morti. Nella conversione di Sant'Agostino Gesù Cristo è risorto in lui, dalla morte del peccato. Allora, credere nella risurrezione dei morti significa credere nel più grande potere che esiste. È la più grande arma per combattere tutti i mali di questo mondo. Fisici, spirituali, sociali, economici, di tutte le categorie. E vedete, la fede è una fede operativa. Perché tutti i giorni abbiamo da scombattere contro il male, in tutte le forme. E abbiamo da vincerlo. In antichità si pregava in questo modo. Gli ebrei tutt'oggi, quelli che stanno nello Stato di Israele, e gli ebrei, si chiama della diaspora, sparsi per il mondo, alla notte di Pasqua pregano così. E dicono, o Dio, Yahweh, come tu, 1400 anni fa, no scusate, 1400 più 2000, 3400 anni fa, ha liberato il popolo di Israele dalla mano dell'Egitto, mandando il tuo servo Mosè che con mano potente ha sconfitto il faraone e ci ha dato una terra di libertà, la terra dove scorre latte e miele. Così oggi sconfiggi i nemici che ci fanno soffrire. Il popolo di Israele combatteva il male attraverso il memoriale e diceva come hai fatto in passato e ci hai dato questo, oggi usa la stessa potenza e dacci nuovamente la libertà. Gesù Cristo ha preso per sé questa cosa, ha fatto un memoriale, l'Eucaristia è un memoriale e dice, noi oggi diciamo Padre, come un tempo al vicinato di Gesù Cristo, facendoli vincere e sconfiggere il diavolo, le malattie, la morte, i peccati, il mondo, e gli è dato cieli nuovi e terra nuova, una vita in pienezza, così oggi sconfigge il mio male, e dammi liberazione, e dammi guarigione, e dammi benessere, e dammi santità. Questa è la nostra preghiera, questa è la preghiera per noi stasera, quando metteremo Gesù Cristo, così pregheremo per Lui, perché ognuno di noi che si trova oggi in uno stato di schiavitù, di peccato, di guaio, ne esca fuori col potere di Cristo risorto dai morti. Fammi capire questa cosa ancora. Cosa significa risuscitare dei morti? Ci sono dei passaggi meravigliosi. Dice il potere della Genesi che Dio si è creato a sua immagine e somiglianza. Ma noi adesso siamo uomini mortali. Dio è mortale? Deve morire? Noi possiamo peccare. Dio pecca? Che cosa è successo? Quando Gesù Cristo, uomo, è risuscitato dei morti, dice San Paolo
che quando risorto dei morti, Gesù da uomo è diventato Dio. Tutti si stanno pensando adesso, ma come, non era prima figlio di Dio? Il corpo di Gesù Cristo, prima della resurrezione, era un corpo limitato o un corpo senza limiti? Per esempio, se Gesù Cristo predicava in Galilea, a nord dello Stato di Israele, quelli della Giudea non lo sentivano. Se stava morendo di lebbra uno che stava in Giudea e Gesù stava in Galilea per guarire i malati, quello della Giudea moriva. Che Gesù Cristo stava a nord, non stava a sud. Oggi Gesù Cristo ha il problema della distanza, dei luoghi, è presente contemporaneamente ovunque, ha l'ubiquità. Questa caratteristica non ce l'aveva prima, l'ha presa dopo che è risorto dai morti. Quando si risorge dai morti, noi stessi diventiamo delle stesse dimensioni e caratteristiche divine. Di San Paolo di Gesù Cristo risorto. Ora in Gesù Cristo abita la pienezza della divinità. Non dice ora nel figlio di Dio, dice ora in Gesù, nell'uomo Gesù di Nazareth, in quella ciccia, in quel corpo risorto dai morti, abita la pienezza della divinità. Così che Dio è diventato, con Gesù Cristo risorto dai morti, Dio fatto carne, Dio fatto uomo. Perché noi siamo diventati, con la risurrezione dei morti, come Lui. Questo ci attende in futuro. Assumere in noi stessi le dimensioni divine. Per noi, per tutti, questo è il futuro. Ma quanto è grande questa cosa? Per cui vedete il cammino che stiamo facendo, nessuno si rende conto di quanto è importante. Non si rende conto le persone che vengono una volta qui e poi, perché non hanno ottenuto quello che volevano, non vengono più. Invece è una cosa meravigliosa. Andare per quel destino che Gesù Cristo ha creato per noi, per quello che Lui ha prodotto per noi con la sua passione, morte e resurrezione. La vita eterna, la vita col corpo in dimensioni divine. Bene. Adesso facciamo un memoriale mettendo Cristo in Eucaristia esposto. Vedete, la fede è come lo studio. Voi avete dei figli, dei nipoti, nessuno può dire mo la maestra ti ha spiegato le moltiplicazioni, mo te le faccio io, a posto, hai fatto i compiti. Se li fai tu i compiti, il bambino non ha imparato. Non ti puoi sostituire a quello che fa il compito, lo puoi aiutare, ma deve essere lui che impara. Noi dobbiamo essere, ciascuno di noi qui presente deve essere l'autore della propria fede, di esercitare fede in Dio, deve essere capace di fare memoriale di quello che è avvenuto in Gesù Cristo quando è risorto dai morti. Poi ci aiutano i santi, ci aiutano la comunità, ma ognuno ha di esercitare la sua fede nel Signore per vincere il suo male. Il cume di questo avverrà quando invocheremo lo Spirito Santo. E non lo spiego perché questo lo spiegheremo a Pentecoste. Adesso accogliamo Gesù Cristo.